Buonasera, nel porgere il benvenuto a nome della città a tutti gli amici ascolani, ai graditissimi ospiti, alle autorità tutte, fra cui mi sia consentito di citare Sua Eccellenza l'ambasciatore di Corea in Italia, il dottor Seok Kim Jung, convinti che questa città abbia un pregio e un blasone che deve insomma in qualche modo essere rispettato, e il bel canto, il melodramma è tra gli spettacoli che questa città merita. Un'ultima considerazione al melodramma: noi non vogliamo desistere, lo dico anche agli orchestrali, rispetto al programma della lirica. Oggi facciamo Cavalleria Rusticana e Pagliacci, il 23 ottobre sarà la volta di Manon Lescaut, perché convinti che la lirica sia un pezzo importante del patrimonio e dell'identità culturale della nostra patria. E quindi fare la lirica è anche, nonostante gli sforzi, un modo di amare la patria. E questo che credo sia una risorsa molto utile per superare la crisi. Buon divertimento e ci rivediamo il 23 ottobre al 20 di Obasso.